Buongiorno ragazzi, 11 febbraio, episodio 9, ore 8:49, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Oggi torniamo a essere da soli purtroppo dopo una 3 giorni con l'intervista Timido Folle, molto molto bella, molto molto intensa, vi consiglio di andare a ascoltarla nel caso ve la foste persa perché c'è tanto materiale. E oggi infatti volevo fare due riflessioni su alcune cose che ha detto, in particolare sull'episodio 1, dove ha dichiarato che i guadagni dei suoi libretti sono, per chi non l'ha sentito, ricordo che è uno scrittore, ha scritto un 20-30 libretti per Kindle su Amazon che gli hanno portato a guadagnare in un mese $2000 lordi e tutto, però comunque $2000, e lui ha dichiarato che appunto potrebbe tranquillamente vivere scrivendo libretti 8 ore al giorno e guadagnerebbe probabilmente molto di più del suo stipendio dipendente. Però qual è il problema che ha riscontrato lui, perché non lo sta facendo? Anzi, andate ad ascoltare l'intervista così capite perché non lo fa. Detto questo, ieri ho detto cosa facciamo Giacomo, buttiamo via sti 2000 euro o li andiamo a prendere anche noi? E mi sono messo a cercare un po' di titoli di libri, di argomenti da trattare, eccetera eccetera. Sono andato su Fiverr, ho cercato scrittori eccetera, alla fine ne sono venuto fuori con ho trovato una scrittrice italiana che scrive 5000 parole per 60 euro e 10000 per 120. Facciamo conto che Timido Folle consigliava una ventina di pagine per libretto, per arrivare a una ventina dobbiamo arrivare circa sulle 10000 parole, quindi 120 euro circa. Stavo per commissionare il primo, poi mi sono fermato, ho detto: ma cosa cazzo stai facendo Giacomo? Nel senso, $2000, quello che è, sono una cifra fantastica da sentire, no? Da dire, però è un po' come quando io arriverò a essere milionario e una persona leggendo il mio podcast dirà: beh, ma anch'io divento milionario, scrivo 2 articoli sul blog. No, non funziona così in realtà. Quello che funziona è l'impegno quotidiano, goccia su goccia, come diciamo sempre. Quindi il fatto che io mi iniziassi a delegare dei libretti sarebbe stata una perdita di tempo, perché è una cosa che non è nelle mie corde, quindi sicuramente l'avrei lasciata morire dopo 3-4 libretti, spendendo di conseguenza 500-600 euro buttati proprio via così, via nel vento. Anche perché se li scrivi tu è un conto, migliori, capisci cosa fare, appunto come dice Timido, poi fai l'introduzione sempre uguale, fai l'outro sempre uguale, linki i vari libretti tra di loro, mentre se lo fai scrivere ad altri, diciamo, manca l'anima, manca quello che è il bello, no, di un libretto, sentire lo scrittore che ti parla proprio. Infatti nella modestia del suo racconto sfuggiva forse il fatto che appunto lui è uno scrittore, quindi spacca il culo a scrivere, e non ho ancora scaricato il suo libro, sarò onesto, però se li vende è perché è bravo a scrivere, è bravo a catturare l'attenzione, e su Fiverr non so sinceramente quanto facile sia trovare qualcuno che lo sappia fare per 120 euro, cioè se dovessi chiedere a Timido scrivimi un libretto di 20 pagine e mi sparasse 120 euro, sì. Penso che, no, gli dicessi scrivimi un libretto per 120 euro, penso che mi manderebbe a fare in culo e avrebbe le sue ragioni. E un altro problema è che i tempi di consegna sono sulle 2 settimane ovviamente per il libretto, quindi ora che mi arriva in 2 settimane faccio già tempo ad avere avuto altre idee, essere buttato da altre parti, e quello che quando mi arriva il libretto dico: ah sì, vabbè, dai, dopo lo leggo, eccetera eccetera. E quindi è proprio male, anche perché poi dovresti fare la copertina, far fare la copertina, e quando inizio a pensare in questi termini, che palle, devo spendere 10 euro per la copertina, che palle, devo spendere qua, devo spendere là, vuol dire che effettivamente c'è qualcosa che non torna nel nostro investimento. Mentre appunto non mi fa problemi lo spendere 20-30 euro per farmi scrivere un articolo, farmi fare, non so, sarà perché ci ho già provato, sono rimasto deluso o cosa, però non mi va più di farlo, ecco, quindi al momento evito, e volevo condividere questa cosa con voi. Magari uno lo sente, cioè, parto in quinta, mi faccio scrivere una valanga di libretti, invece sì, si può fare, ma non è così semplice e ci vuole un sacco di costanza.
io credo che almeno un paio d'anni prima di vedere dei risultati siano fondamentali, necessari, e bisogna, vuol dire farsi scrivere libretti per un paio d'anni, uno al mese, 120 euro al mese per 24, ragazzi, quindi sono conti da fare, sappiamo, senza avere risultati certi, tra l'altro, perché timido comunque investiva il suo tempo, quindi per quanto poco avrebbe perso il suo tempo e migliorando come scrittore, mentre se noi non riusciamo a sfondare abbiamo buttato via soldi e è una cosa che dà assolutamente fastidio. Quindi diciamo, questo è stato un po' il volevo dare il rovescio della medaglia, ecco, su quello che ha detto lui, che magari a qualcuno può far scattare la scintilla e dire vai figata partiamo, invece non è così semplice. Piuttosto partire e scriverli in prima persona, vedere come si migliora, vedere come migliorano i guadagni, e poi e solo poi iniziare a farli scrivere o continuare a scriverli noi. Comunque delegarli secondo me è rischioso, anche perché appunto la qualità penso sia abbastanza tendente al piatto, magari quasi tutti su Amazon se li fanno scrivere, di conseguenza quando arriva uno che se li scrive da solo spacca il culo, quindi da valutare anche questo. Detto questo, concludo la mia opinione sulla vendita di ebook, perché forse ci sono andato giù un po' troppo cattivo e pessimista. In realtà quello che credo che se uno ha qualcosa da dire interessante, sa bene o male come scriverlo, ha voglia di scriverlo soprattutto, e non si fa prendere dalla foga e dire no, o lo finisco in un'ora o non ho coglione di finirlo, è sicuramente un'idea interessante che abbiamo visto funziona, abbiamo la prova provata che funziona, quindi assolutamente da considerare come cosa. Infatti una delle mie dei miei obiettivi è di sbobinare 5-10 pillole, che nome inflazionato, vabbè, 5-10 episodi del podcast e poi farci un libretto, mezzo libretto, e venderlo, così ho un tot di libretti su Amazon, quindi sarebbe una figata incredibile. E niente, grazie a Timido che ha condiviso questa cosa e mi ha dato un po' più di spinta nell'attuarla. E un'altra cosa interessante che ho provato a fare, perché ovviamente non puoi non sentirti dire ho dei rendimenti del 500% su base annua e non dare un occhio a quello che sta succedendo. Difatti sono andato su Pionex, che è una delle piattaforme che usa il Timido per fare bot, trading con i bot, che è una cosa che pensavo fosse difficilissima. Dico cavoli, chissà cosa mi chiede, cosa devo configurarli io, tutto un casino, non lo so, non capirò mai, non mi metto neanche, però lui lo fa. Ho detto andiamo a vedere, magari queste piattaforme effettivamente entri, ti dicono guarda deposita 50, 100, 500 euro, clicca questo bottone e il bot inizia a fare il suo lavoro, no? E allora ho detto mi loggo, mi sono loggato, ho un troiaio di dimensioni epiche, cioè non si capisce una sega, si possono depositare solo criptomonete, che a questo punto mi sa che si può fare trading solo con le criptovalute, non lo so, è una cosa che non pensavo, butti dentro 500 euro e te la smazzi così, invece è veramente difficile. Se qualcuno di voi, anche il Timido, se ci ascolta, ci vuole spiegare in breve, no, non lo farà mai perché so che è una rottura di coglioni, però questo vuol dire che veramente quando lui dice io mi ho la passione che mi brucia dentro, ci perdo le notti, è così, perché veramente, cioè, è una cosa, cioè, loggatevi, vi metto il link in descrizione, vi loggate, andate a vedere cos'è, è una roba disagiante, proprio disarmante, entri in numeri, bottoni, sfondo nero, grafici, candele, boh, non lo so, mi ha veramente imbarazzato, anche perché ho detto cavoli, cioè, i bot, intelligenza artificiale, faranno tutto da soli, invece no, si possono anche creare cose, poi non lo so, sinceramente, prendendo spunto da questi due suoi fonti di introiti, una onestamente non so quanto tempo ci abbia perso per capirla e per renderla efficace, però veramente tanto incasinata, soprattutto la paura di perdere un sacco di soldi è altissima. E poi depositare, cioè muovere le criptomonete è un casino, cioè io non lo so come si fa, proprio sono andato anche su Bittrex, dove ho qualche criptomoneta, boh, vediamo se riesco a spostarla, mandarla direttamente, no, non si può,
perché, non ho capito il perché, vi direi stronzate, quindi non ve le dico, però, quindi questo è un casino, i libri scriverli sì, però, boh, e quindi di conseguenza abbiamo sfatato due miti, abbiamo confermato il mito che i soldi ci sono, i soldi sono tanti, i soldi sono esponenziali, però l'impegno che ci vuole è assoluto, nel senso bisogna mettersi là, sbatterci la testa e dai e dai e dai e impara, studia e testa e fai, però dopo arrivano. Ovviamente probabilmente lui ha scelto delle strade molto meno battute rispetto alla mia, cosa vuol dire la mia? La mia sono gli AdSense e le affiliazioni, no? I link affiliati. Lui invece ha scelto le strade che probabilmente pochissimi fanno, ma perché sono oggettivamente incasinate alla grande, e ha dei risultati, ha degli ottimi risultati, quindi bravo lui, e soprattutto troppo modesto lui, perché non ha fatto trasparire la difficoltà della quale sì, ci troviamo davanti mettendoci a smanettare su questi due introiti, quindi bravo lui, però state all'occhio ragazzi, perché cioè state all'occhio, provateci, i link sono in descrizione, non c'è nessun problema a registrarsi, non costa nulla, e quindi se volete farvi un giro per capire cosa intendo quando parlo di troiaio di dimensioni giganti, giusto così, magari mi dite guarda che è solo un grafico, due bottoni, dico ah ok, allora sono io che sono troppo anni 80, però tanto è giusto anche agire, no? Non solo vivere per sentito dire, come diceva Ligabue. E quindi uno ci smena un po' e capisce che effettivamente sì, ci sono i soldi, però c'è sempre il rovescio della medaglia. Se no, infatti quando ha detto 500%, ho detto beh, ma che cacchio, perché non lo fanno tutti? Perché non lo fanno tutti, perché non è da tutti, semplicemente, punto e basta. Detto questo ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni, ci sentiamo domani che è venerdì, e buona serata, ciao ciao. Vi ricordo di votare questo podcast se vi piace e di andare su, beh, trovate tutti i link in descrizione, quindi fatemi un giro anche nella descrizione, vedete cosa potete fare, ecco, quindi ciao ciao, buona serata, a domani.